Questa è la via, questo è il credo, questa è la forza del lato rossonero, la via da percorrere, ma non la via del provincialismo, come di tanti di voi si stanno abituando. Io vengo da un'altra via rossonera, quella del calcio, del bel gioco, dello spettacolo e del gioco offensivo, perlomeno provarci. Questa sera, e poi è giusto che rimanga in panchina, tanti di voi lo sostengono, è lui il vero top player, lui ci fa fare il salto di qualità, colui, quel capoccione che sta, la zucca pelata che sta in panchina, allora rimanga anch'io sul pullman, deve rimanere, Pioli in, però si può parlare, si critica. Allora, stasera non si è vista, stasera si può dire tutto, ma che non si è vista. Allora, io premetto, è concesso che a Dortmund sapevamo che non è una partita semplice, no? Da quant'è che non perdono in Champions League in casa? Da molte partite. Ok? Allora, sapevamo che magari è una partita che può riscontrare difficoltà. L'ambiente caldo, la loro tifoseria, anche se noi avevamo tanti, i nostri tanti supporter, quasi 3.000, che hanno reso alto i nostri colori, l'onore dei nostri colori. E però, ascolta, ma dico allora, un'altra è una squadra, anche questa, che non mi capacito come... Non, siamo stati capaci anche a questi di non segnarli. Questi, se te spingevi in acceleratore, entravi in campo con meno paura, mettevi in campo, che ne so, prima, siccome si appoggiava la difesa sempre al regista, ma te ha preferito tenere panchina 3, perché tu partite e poi si doveva riposare, no? Ma guarda caso, per mettere Pobega, che ha lo stesso ruolo di Renders, Renders che l'hai snaturato un attimo, perché a te ti garba snaturare i giocatori, ti garba, ma proprio ci prendi gusto, duro, ma duro. E per fare scalate Hernandez e Calabria poi ci scappi e ci liberi, ma a scalare davanti alla difesa per giocare a pallone, per giocare, per impostare, ma l'ha visto? Te come cazzo ti è venuto a mente di provare una formazione con quei compiti lì per ciascun giocatore? Poi c'erano anche le critiche per la fascia sinistra, i due signorini del lato sinistro che sono stati tutto il primo tempo a traccheggiare. Leao si è sciupato appena una volta, quell'altro, i passaggini, i retropassaggi a mezza strada, tutto svogliato. Quei due si devono dare una svegliata, perché sennò stanno in panchina. Sennò entrano Bartesaghi e Okafor, lo metti subito. Ha capito? Ci vuole poco, perché se devono giocare in tempo in quel modo, non mi sembra. Ma comunque tutto, parte da lì. Complimenti a difesa, perché siamo riusciti a non prendere gol. Non era semplice. Sempre in difficoltà, perché te hai veramente hai rifiutato di giocare a pallone. Te sei andato là per portarlo 0-0 per un punto, e questa è mentalità da provinciale, ma io non so provinciale, non lo so mai stato, come tanti, però te, tanti l'hai inculati, ma a me non mi inculi. Hai vinto il campionato con una botta di culo, sei arrivato in semifinale con una botta di culo, non sa nemmeno te, e stasera te hai rifatto le stesse cose, te hai mandato a puttane una partita, all'area una partita che potevamo vincere. Un punto? Meglio che niente, diamine, ci mancherebbe, sei uscito imbattuto. Tutti quei gufi che ci aspettavano, napoletani, interisti, juventini che siamo andati a posto loro col quarto posto di cartone, aspettavano altro sotto il muro giallo che cadessimo, che prendessimo un'imbarcata, non l'abbiamo presa. Ma te l'ha voluto rischiare, te l'ha voluta rischiare un'altra volta, nuovamente come ha fatto con l'Inter e come facesti lo scorso anno. Questa è mentalità da provinciale. In panchina ci vuole uno che sappia, abbia il coraggio, ci metta le palle. Quella è una squadra, giocavi contro una squadra che devi osare, porca puttana. Poi dice, ha avuto due occasioni, ha messo Adri al posto di quell'altro duro, con le gambe lunghe che ha letto come una scurreggia. Ha messo Adri, Renders l'ha spostato più sul suolo naturale che faceva Pobega, e si è visto la differenza. Poi ha fatto entrare quel duro di Chukwueze che era la ghigliottina. Quello che saltella come in galletto pugliese, saltella con quei dread... e si incarta, anche quello non si sa che terra lo regge. Ma gli errori iniziali sono venuti tutti dall'inizio, per come ha impostato la partita. Te, giusto aver rispetto, non aver paura, ma un pochino più di palle. Te così la trasmetti alla squadra, di riflesso va alla squadra, e quelli ti giocano contro voglia. Te le trovo io le magagne, te le ho già trovate. A fare da attendista, ma per fare cosa? Cosa? Quelli, il Newcastle, ma che cosa hanno? Siamo stati buoni a fare 3 punti. Meno male tu pareggi, meno male. E ti è andata deluso, perché te c'ha più culo che anima, a momenti la vinci uguale. Comunque, poi si continua domani, ora basta. Ditemi se ho ragione, se ho no, se la pensate come me, se l'ho vista, io l'ho vista partita. E vi dico anche chi ha fatto schifo, ma ve lo dico domani, oltre che quelli.
Lo dico domani, perché guarda anche i comportamenti in campo. Me ne accorgo dopo 5 minuti che inizia la partita. Io me ne accorgo chi ha voglia e chi no. Perché uso l'occhi, anche voi li dovreste usare. E comunque rimanga a panchina, lo voglio in panchina. Sta sul carro e deve stare a panchina. Porca zozza, vi voglio dare retta. Aspettiamo, abbiamo pazienza. Pazienza. Voglio vedere. Oh, ma porca puttana, mi gira coglione, avevi ragione. Hai capito? Una partita buttata a cesso. Si poteva vincere, spugnare il Wernsfall Stadium. Si poteva espugnare. Se giocavamo come eravamo un tempo. No con questa cazzo di mentalità di merda. Questa è mentalità di merda. Poi non ti possono riuscire a giocare? Va bene. Loro hanno anche meriti? Sì. Ma te bello per primo tempo, proprio te ha voluto fa... fa schifo. Dov'è il gioco europeo? Con te non ci sa. Con te, noi con te siamo Milan Exit. Con te siamo Europa Exit. Ciao.